dire chi è? Allora, girando, amici, siamo di nuovo in diretta, girando per il castello di Milazzo, ci siamo imbattuti in un edificio particolare, Monastero delle ma non Benedettine. c'è solo il monastero particolare, abbiamo incontrato un personaggio particolare che adesso si presenterà e ci racconterà una parte, una piccola parte di una storia siciliana fantastica. Buongiorno, allora, Buonasera. siamo con... Mi chiamo Nino Pracanica, siamo nel monastero delle Benedettine, nella fortezza di Milazzo, che questa è una fortezza. Cosa facciamo? Siamo qua dal 2000, con immensa gioia accogliamo turisti da tutto il mondo per raccontare questa Sicilia poco conosciuta, se non attraverso dei luoghi comuni, che noi sfatiamo perché la Sicilia è tutt'altro. Allora ogni cosa che si fa deve avere un senso. Guardate intanto questa tecnica. Si mette a bagnomaria 1 litro d'acqua, 100 grammi di colla naturale e gesso. E da qua nascono, guardate, Omero con questa tecnica, cornici, dipinti, statue e cose varie. Quindi già questa è una cosa importantissima, perché questo è il mezzo che ci consente di raccontare la Sicilia. Guardate come ve la racconto. Un personaggio. A Milazzo abbiamo il Mamertino, uno dei vini più antichi del mondo. E chi ce lo dice? Ce lo dice attraverso un tablet di epoca romana, quindi vedete c'è legato storia, Esatto. i nostri popoli, ma siamo noi che abbiamo messo insieme le cose. E questo che dobbiamo far capire a noi stessi siciliani, che non c'è nessuno contro l'altro, ma dobbiamo accoglierci tra di noi, fare un corpo unico di diversità. Allora, in questo tablet abbiamo trovato scritto che quando Giulio Cesare conquistò la Gallia, disse: fatemi bere il vino migliore del mondo. E i francesi subito, maestà, qua abbiamo champagne, il vino della Loira, qua ci sono cose. E c'era un soldato romano che aveva sposato una siciliana, ci fa: maestà, ma che fa? Si mette a bere il vino dei francesi. Eh sì, perché noi conquistiamo i popoli, ma li lasciamo liberi di custodire le loro tradizioni. Io ho capito, però loro così non capiscono che noi il vino lo sappiamo fare. Ci mettiamo, prima gli faccio vedere, hai ragione, e tu che cosa proponi? Io propongo, perché lo dice Strabone, siamo 250 a.C., Strabone, Plinio il Vecchio, Diodoro Siculo e Giulio Cesare dicono che quando Giulio Cesare conquistò la Gallia chiese il vino migliore del mondo e un siciliano gli portò il Mamertino. Io sono un barone da vigna, durè e faccio il vino lo meglio che c'è. Così abbiamo sintetizzato cultura, artigianato, storia, e valori della Sicilia. La Sicilia è solo valori, non esiste altro che solo valori, perché la capacità dei siciliani, chi sono i siciliani? Quelli che non hanno tempo da perdere, che lavorano, artigiani, contadini, pasticceri, questa è la Sicilia che bisogna conoscere. Gli altri non ci interessano, No, perché non ci non appartengono. ci appartengono, perché mi viene in soccorso questi grandi studiosi e guardate la storia della Sicilia come la raccontiamo noi. Questo è Polifemo. Polifemo, beh, ce l'abbiamo a Catania, ce l'abbiamo in tutta la Sicilia, quindi Visto che c'è la sono i grotta qui sotto siciliani, di quest'altro ce Polifemo. l'abbiamo fatto con loro. Perché questi giganti siamo noi, Siculi e Sicani, che sono qua prima. Questo Ulisse viene il primo turista che interessa a dire che qua non c'è niente e che hanno portato tutto loro. Allora lo infanga questo povero, questa è una persona Gigante. dignitosa che viveva in armonia, siamo i giganti noi. E cosa dice? Che è ignorante, che si è mangiato gli uomini. Talmente ignorante cannibale che si è mangiato gli uomini e quindi lo condanna, non conosce manco il vino, lo fa ubriacare. E io e i bambini che sono la nostra salvezza dico questo, lo dicono i greci. Quindi noi ancora, dopo 3.000 anni, raccontiamo questa versione, siamo ciechi. Beh, io racconto questa storia, la racconto i greci, ma su base storica non mi corrisponde niente. Il vino c'era, lo sanno pure gli americani, 3.000 anni prima. Che eravamo cannibali, non se ne parla neanche, dice, ma è mitologia, peggio ancora, che usi la mitologia proprio per ingannare noi, come hai fatto tu, Ulisse, che hai ingannato Troia. E qua fa la stessa cosa. Allora io ho creato un personaggio. Buongiorno signori, io sono siciliano, sono Polifemo, non l'avete mai visto, no? È perché avete creduto tutto a quello che dicono gli altri che vengono da fuori. Io ci vedo e a me non mi prende per i fondelli nessuno, perché io il vino lo conosco. E poi guardate, proprio a Catania, come si fa a dire che non c'era il vino? Come si permette di insultare così? Quando non si sa neanche se è nata prima la Lao
o il vino sull'Etna. Ci sono paesi che hanno aziende di vino DOC speciale sull'Etna. Quindi come fai tu a infangare questa terra? E allora ho inventato quella storia che siamo ignoranti e cannibali. No, noi siamo siciliani, io sono un gigante che ci vedo e tu a me non mi prendi per il fondello. Quindi i bambini adesso hanno due punti di vista. Quello, senso, sono loro che hanno infangato noi. Quello lo Perché dicono i greci e questo lo raccontiamo noi, ma su bisogna base vedere anche l'altra versione, anche è l'altra versione. vero, Così questo abbiamo bisogna imparare, è due una lezione da dare, bisogna sentire anche l'altra versioni. Io versione. racconto che ci sono sempre due versioni. Ora vi dico un'altra cosa. Cosa è successo in Sicilia? Una cosa importantissima. E lo dice Cicerone. È stato a casa mia Cicerone. Io sono così, sei una Come persona. lo saluta, lo E conoscete? qua ce l'abbiamo, Cicerone. È stato con il coronavirus, è stato 3 mesi a casa mia, non ce la facevo più perché parlo No, è latino. troppo, Quando non parla si Cicerone. capisce. E allora che cosa mi ha detto? Guardate, vi spiego la Sicilia in 30 secondi. Questa civiltà del Milazzese comprende le isole. Qua vivevamo in Santa Pace, prima dei Greci, Siculo e Sicano. Coltivavamo l'ossidiana appena eruttata, 2005, e la pomice. Più la pesca, più le ricchezze, il corallo, questa terra era come tutta la Sicilia. Ora, una Sicilia ricca fa invidia a tutti. Direi. Allora si viene qua come cercatori d'oro in America, sparava a tutti per prendere l'oro. Questa ricchezza, e Cicerone ci dice, lo sapete che 1000 anni prima dei Greci, qua venivano dei pirati, non cambiamo il nome, lasciamolo pirati, che dura fino ad oggi. Che cos'è? Che questo pirata si presenta a un agricoltore siciliano, ci dice, tu vuoi vivere in Santa Pace qua? Insomma, se permetti io ci vivo. No, ma tu non la sai sfruttare questa terra. No, noi non la sfruttiamo, ci viviamo. O sfruttiamo ciò che lui manda in più, l'ossidiana, la sta esplodendo, e noi questa la commercializziamo e siamo ricchi di terra e di ricchezze. E suscita invidia. Da oggi in poi tu devi pagare il pizzo a me se vuoi vivere in Santa Pace in Sicilia. Siamo 1000 anni prima di Cristo, e lo dice Cicerone, Plinio il Vecchio e 5 studiosi dell'epoca. Che questi pirati ellenici provenienti dal nord, con le navi, gli atti di pirateria vero e proprio, e un po' con il pizzo. Questa storia è Sicilia, siamo noi agricoltori, armonia col creato e pirati. Non finirà mai più, non permettendo a quest'isola di evolversi. Ma ugualmente il contadino, i siculi, quelli che lavorano, hanno tenuto testa anche a questo. Fantastico. Adesso un pezzettino di pupo siciliano. Di pupo siciliano, sì, ci sta. Importantissimo, Certo, il perché lo pupo siciliano passiamo. fa parte della Tutti lo nostra fanno, ma cultura. non ne capiscono. Io ho fatto delle domande: che cos'è il pupo siciliano? Ta 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 ta, e poi ammazza testa tutta. No, racconta una storia. No, invece c'è una storia molto importante. Qual è? Intanto il pupo siciliano è prigioniero perché è comandato dal pupato e non Certo. può dire quello che vuole. E che cosa dice questo? Dice che questi pupi sono stati inventati perché c'erano i soldi stranieri che vengono qua e si sentono come Ulisse, tutti quanti prepotenti su questa terra. E arrivano i paladini di Francia. Arrivano i paladini di Francia. Attenzione però, i paladini di Francia arrivano anche con la lingua provenzale che noi accogliamo e diventano una parte della nostra lingua. Quindi questa Sicilia accoglie comunque tutti. Sempre. E quindi questi pupi qua cosa fanno i siciliani? E si sentono tutte scarce. E allora le gesta come vengono raccontate. A un certo punto Orlando, con un sol corpo della sua fusberta, uccise 1500 cavalieri. Oh, l'anima da padre! E che toccò un coppo. Ecco, così fanno capire, finita la vantata, un coppo non dopo ammazzare. No. Quindi queste storie sono per prendere in giro un pochettino su quelle loro gesta. Allora io cosa faccio per farlo capire ai bambini e a tutti? Materiale riciclato, vedete, quindi poco fa parlavamo Il della Sicilia tablet. romana, il tablet, ora stiamo parlando di Sicilia normanna, e quindi lo scudo, la spada, questo è un pupo, adesso ci vuole un'armatura, bene, ditemi se questa non può diventare una bella armatura, Perfetta. sempre tutto materiale riciclato. Adesso io ho 2 amici sopra che collaborano con me, ora loro calano la lenza, perfino cala la lenza, voi non la potete vedere Ma qui, c'è. la lenza non si vede, e Ma quindi c'è. guardate cosa faccio, Diventa un pupo. cala la lenza, ecco qua, leghiamo qua, va bene, però non tirare troppo, lui tira sempre, mi fa, allora pure tu, guarda, pure la testa, Un guarda, po' esagerato, va bene, Peppino Grande. vi dite quanto può un pizzico di femmina, due paladini che sono pilata, per causa della bella Angelica sono diventati due nemici miei, eccoli in campo, uno con
controllare, sono qua, cercano mangiarsi per loro, e avete quattro cinghionne che combattono. Signora, questo non è cosa d'opera di voi, questo che vi racconta è vera storia, scritta sopra dei fatti naturali, Don Cappuccino vi campava l'Evola e scrisse uno di tutti, era sempre embriaco. Va bene? Quindi questo dura un'ora, tutti mi aspettavano, però sono, nel senso che man mano che contemplo, racconto certo. Che cos'è il senso, che non è mai conosciuto dai miei spettatori, perché noi custodiamo una facciata e ognuno di noi della Sicilia sa la parte che gli interessa, secondo la propria, credendo che sia la migliore, invece non è così. La ragione è soltanto diversa e basta. E quindi io mi pregio di dire, voi venite da Catania e avete una cultura più greca. Quello che viene dal mondo arabo c'è una cultura più alta. Lasciamole stare, mettiamole insieme. E così, perché è nato un diverso arancino? Arancino, arancino. Cina. Tu pensa a farlo buono e basta. Bravo. Quello che dico sempre io agli amici palermitani, chiamalo arancino, chiamalo arancina, l'importante è che è buono, ci incontriamo e ce li mangiamo insieme. Esatto. Questa è la cosa fondamentale. L'espressione delle diversità. Quante donne fanno i dolci nelle feste? L'hanno sempre fatto. Hanno custodito questa ricchezza. E quindi noi abbiamo a Sant'Agata, io faccio lo spettacolo su Sant'Agata, Sant'Agata sapete da dove viene? Dalla dea Iside. Quindi nasce in Egitto, poi ha collegamenti con Corinto. Pensate, in Sicilia diventa Sant'Agata, è la dea Iside, è vestita d'oro zecchino egizio, quindi noi abbiamo questa cultura. Noi abbiamo giocato con giocattoli egizi, e quanti siciliani lo sanno? Perché non vengono divulgati. Io ho il volume della sovrintendenza all'università, questo è l'antenato della dama degli scacchi. Tutti giocano a fossella, nascondino, a ciappetta, a bandiera. Nascono tutti in Egitto e noi li abbiamo custoditi fino alla nostra generazione. E questi sono tutti gli stemmi, lavorazione del cuoio secondo un'epoca romana. E questi sono i simboli delle varie Sicilie. Secondo alcuni i simboli vengono dall'Oriente, siamo legati ai celtici, questo è il simbolo dei Siculi proprio, questo è Ducezio, ce l'ha nello scudo 400 anni prima di Cristo, questa è la Sicilia greca, questa è la Sicilia romana. Ecco, la diversità è la nostra ricchezza, non la contrapposizione. Infatti. La nostra ricchezza è la diversità che dobbiamo accettarci reciprocamente. E che quando dobbiamo unire. Quando io vengo a Catania resta integra la storia di Catania, dice, ma ognuno la racconta a modo suo, meglio ancora. Ogni favola è raccontata sempre in maniera diversa, ma perché così è? Questa è la nostra terra. E poi guardate questa cosa di realizzare queste opere con questo, guardate cosa ho fatto. Questo è Omero. Dal tuo castello ogni pezzo ancora. La voce si amplia. Un microfono. Un microfono. E ti mostro pure che io senza microfono posso ho recitato un teatro greco. Guardate questo qua. Questo è un pirata. Si chiama Mambocca. Come sono già dimenticato dove ho messo la spada. Era da... Là c'è lo scudo. Può essere che sotto lo scudo? No. È caduto. Ecco. Allora, vi presento un altro personaggio. Io sono Mambocca. Mambocca 580 d.C. Viene qua, questa è storia. Ancora oggi si fa la festa di San Placido, che aveva un monastero, arrivano questi pirati. L'ammazzano, li deve convertire, deve lasciare la tua religione, abbracciare la nostra. No, l'ammazzano. E quindi questo è un pirata. E voilà, io sogno Mammocà, dove vengo non si sa, io di qua, io di già, dove vengo non si sa, sogno un vento di volete, no, sogno un vento di levante, no, sogno un vento di volete, ma mi chiamano brigante. E quindi i testi sono miei, che continuano naturalmente, io accendo, ma ogni spettacolo dura un'ora, dove c'è il racconto di tutte queste cose della nostra Sicilia, come le abbiamo fatte, tutto materiale riciclato. Questa era una borsetta di una signora, guardate che c'è qua, uno dei personaggi del pubblico siciliano. Adesso ce ne sono 400 personaggi, su 70 ho scritto la storia. Guardate, questo è il successore del teatro che facevano una volta i nostri padri che giravano, noi con questa storia. Adesso lo faccio così, vedete, è un teatro questo. Chi ci sarà questo? Mistero. Non immaginate, quando io faccio lo spettacolo, cinque personaggi nascosti entrano in scena e si rivelano. Chi è questo? Al-Idrisi. Al-Idrisi è un cartografo che ci ha lasciato la cartografia di tutto il mondo. E allora lui si è affezionato. Arabo, se non sbaglio. Sì.
era la corte di Ruggero, ai tempi di Federico, prima di te, e lui aveva fatto la cartina di tutto il mondo, si era affezionato alla Sicilia. Ma un giorno è dovuto andare via e questo comincia a piangere e scrive una poesia e parla con le sue lacrime. Certo, voi siete scalzo e cadete e restate qua in Sicilia e io me ne devo andare. E il re tra fa, e voi cascate e state che scalzo, voi rimanete qua, io me ne devo andare. Ma io appena metto piede fuori dalla Sicilia muoio, che senza la Sicilia non posso stare. Arriva a Palermo, si sta per imbarcare, ma non ho fatto la cartina della Sicilia, certo, stavo qua, non ci avevo pensato. Io ho fatto le cartine tutto il mondo e manca la Sicilia. E fa il disegno della cartina della Sicilia. Dice, ma non è così, è un triangolo la Sicilia, perché che ho fatto io? Hai fatto la forma di un cuore. Avete capito come si racconta la Sicilia? Così anche gli arabi diventano parte nostra, perché alla corte di Federico, Federico è diventato intelligente perché da piccolino ha giocato la carta a Palermo, con figli degli arabi, siculi e sicani, quindi noi abbiamo sangue. Arabo, san cultura, ce l'abbiamo, i puri, ci devono dimostrare che siamo questo. Io, per esempio, mi dicono che sono normanno perché sono, no, non ho gli occhi azzurri, io sono siculo perché i siculi, secondo dei professionisti, vengono dall'Oriente. E quindi avete capito che cosa che facciamo qua. Questi sono i quadri di una volta, le cantastorie adesso sono sulla base della cassata siciliana. Qua si metteva la cassata siciliana. Devo farvela vedere per forza una, perché è veramente. Sono cose vere, non chiacchiere. Pasticceria di Sì, Annello. sono i dischi per Sulla base, per mettersi qua sopra, questo si metteva di sotto così. Qua sopra si metteva una carta rigonata, che Sì, ancora oggi c'è. quello La prima era di carta tipo speciale. trine, certo. Non so, veniva inamidata con bianco d'uovo, così la torta non si Sì. squagliava, non lo sfaceva, durava una settimana. Bianco, bianco, come facevano i colletti. Sì, inamidavano. Noi invece queste, che per me sono sacre, vedete come amo questa terra, non butto niente che è siciliano. Qua c'era la cassata siciliana, ho fatto diventare uno dei quadri della storia di Federico II, che nasce a Jesi, vedete, piccolino, e poi a cavallo lo portano in Sicilia. A Milazzo ha la residenza da caccia, Che è questo castello? qua nella piana, Sì. Parco Nuovo si chiama, cioè dove lui andava a caccia Sì. e riuniva tutto il grano, tutta la Sicilia per esportarlo nel Ok. mondo. Poi manca quello dove lui gioca con i figli degli arabi, greci, per questo diventa intelligente, perché viene qua in Tra Sicilia. l'altro lui scrive anche sull'arte venatoria. Sull'arte venatoria, è chiaro che io se parlo ho volumi, testi Ovvio. dell'università, Il delle fatto che cose. Federico era veramente avanti a livello Certo. culturale. Signora, però quello che omettiamo di dire è che noi eravamo avanti. Sì, Perché, Federico ha ascolti, acquisito. ascolti, se lui va in un posto arretrato ed è avanti, si Si perde. ferma. Qua invece c'era la scuola poetica siciliana, che già parlavano sanscrito, greco, latino, arabo e francese, poi spagnolo e catalano. Lui ha trovato l'ambiente Certo. fertile, per cui non dobbiamo sempre metterci indietro, Federico ha portato. Federico qua ha potuto Cresce mettere in culturalmente. pratica, perché qua c'era già un tessuto sociale, culturale di altissimo livello. Questo è. Invece noi ce l'abbiamo come vizietto sempre di dire che gli altri l'hanno portato. Se non c'era la scuola poetica siciliana non sarebbe nato niente. Non solo, ma Jacopo da Lentini cosa porta? Il siciliano greco. E una da Messina porta, Stefano Protonotaro porta latino. Quindi abbiamo il greco e chi ce lo porta all'arabo? C'è l'Odalcamo, che è arabo. E quindi questi paesi, questi poeti, ognuno, sanscrito, greco, latino, arabo e francese. I francesi poi lo mettono i contastori, menestrelli, Sì. provenzali. E noi non solo accogliamo i popoli, ma custodiamo le cinque lingue. Molte parole provenzali noi le custodiamo ancora oggi. Quindi questa è la Sicilia che va vista in maniera unitaria. E questo volume che parla solo dei giochi mi dice che tutta l'Italia ha giocato con giocattoli che i siciliani hanno saputo custodire perché li abbiamo presi noi direttamente in Egitto. Mentre i greci si vantano di aver fatto tutto loro, mentre quando si apre, parla di epoca non può essere dal periodo spunto un carciofo, prima lo deve coltivare, innaffiare, tutta questa cosa che se l'attribuiscono loro non va bene.
Hanno preso molto dagli egizi, i sicuri sono stati in Egitto, poi c'entravano i macedoni, c'entravano tanti popoli e loro hanno fatto passare tutto sotto la loro voce. Per esempio, voi conoscete Sede di Catania? Sì. Conoscete Andromeda Catania? No. Questo qua poi lo tagli meglio. Beh, però siamo in diretta, quindi non posso tagliare, stiamo andando in diretta. Andromeda Catania. Bene, sapete chi è Andromeda Catania? Il primo mimo musico che inventa il mimo e lui suona il flauto a due canne facendo dei movimenti del corpo e si trova questa statua nella Villa Bellini a Catania. Ed è un esempio, come per dire, i greci hanno inventato tutto. No, il mimo nasce qua, non solo la musica mimata, nasce un nuovo genere che questo suona e muove il corpo. È una cosa innovativa che ha bisogno di 2000 anni per affermarsi il mimo moderno. Ci abbiamo nel mimo pure la base siciliana di queste cose qua. Noi abbiamo la prima donna che ha chiesto il divorzio nel 1800, la prima donna che ha indossato i pantaloni nel 1200, il pantalone. La donna del sapere. E quindi alla corte in Francia si riunirono tutti i re del Lussemburgo, un paese, dice: io sono stato in Sicilia. Ah sì, sì, in Sicilia ci sono le donne. Che fanno? Non te lo posso dire. Come? Ma che fanno? E tutti maschi subito. Dice: facciamo andare le nostre mogli. Andate, che abbiamo un congresso di cose di uomini. Andate voi donne, andate. Dice: loro che fanno? Le donne in Sicilia. Non te lo posso dire. Ma che fanno? Non me lo immagino già. Sì, ma tu lo stai dicendo, le donne in Sicilia, questi casi là. Ma quello che non ci ha detto niente, ha detto che vivo qua. Poi capisci, un maschio capisci che fa, ci vuole tanta fantasia. Sì, mamma mia, veramente. E c'è uno che dice, oh, ma io non ho capito, che dici? Sono gli uomini intelligenti pure, che vogliono fare Sì, ci gli studi. sono. No, mi fa poco, pochissimo. Uno e due. No, non A escludiamo. me già mi hai escluso, sì. Allora questo ci fa, se non ho capito che ci dici, tu non hai parlato, se hai capito che io parlo. Sì, ma non ci bisogna di dirlo, loro hanno capito che avete capito, sì, che fanno? Oh, ma non ti permettere di parlare così, che fanno? Le donne in Sicilia, c'è lei qua, lo sa che fanno? Le donne in Sicilia, portano i pantaloni. Se meravigliano ancora che sai, dice, no, fanno due cose, no, peggio, che fanno? Portano i pantaloni. No, questo non lo sapevo. E donne Sicilia portano i pantaloni. Madonna santa, che donnaccia, che vergogna. Io non lo immaginavo, tutto quello che potevo immaginare, ma lo immaginavo. Immaginabile. Inimmaginabile. Ci ha detto una cosa che io sono rimasto allibito. E poi portano i pantaloni. Madonna santa, non c'è più nulla. Quindi noi abbiamo portato i pantaloni, Altro che le scandalizzati. minigonne in Inghilterra che si Niente. sono inventate. Noi abbiamo portato i pantaloni per primo al mondo facendo scandalizzare il mondo e poi il mondo ci ripaga dicendo in prima siciliana tutto nero, tutto così. Ma che stai dicendo? Le donne siciliane hanno gestito la terra, la cultura, hanno tramandato la pasticceria, la cultura con la loro azione, con la loro cosa. Sono state compagne impensabili per i propri uomini. Che hanno costruito la famiglia e non c'è nessun altro esempio al mondo più forte di una famiglia siciliana, che anche quella di un contadino ridotto in miseria, che il grano non glielo paga più nessuno, quello conserva più dignità di qualsiasi persona al mondo. Io questa Sicilia voglio raccontare. Bello, grazie. Io volevo chiudere, allora ricordiamo il tuo nome, Sì, Nino Pracanica. Nino Praganica. Se qualcuno vuole approfondire ancora di più qualcosa su di te, sulla tua storia, sul tuo teatro, Sì. dove ti può cercare i riferimenti su Allora, internet? siccome c'ho io migliaia di persone, arriviamo a quota circa 1,5 milioni, e tutti hanno chiesto sempre di parlare con me, io non posso fare cose del genere. Anche perché, vedete, io non sono specializzato in un settore e ancora chissà quanto dovrò lavorare. Io abbraccio tutta la Sicilia, quindi non sopporto di fare una discussione, non l'accetto. Se uno viene e mi parla di amore per questa terra, va bene. E allora io conosco quelli che hanno ripreso a fare il zafferano della cosa, quelli che fanno la pasticceria, quelli che amano questa terra lavorando senza chiacchiere. Perché io difendo questa terra e faccio solo questo. Quindi su Facebook non colloquio con nessuno, racconto queste cose. Esatto. Che mi sembra un esempio. Diamo gli indirizzi così la gente può Poi a approfondire. Castello sono sempre. Sì. Ok. Su Facebook cercate Nino Pracanica, si capisce perché c'è una foto mia e di mia moglie.
E poi su Google ci saranno 2 milioni di filmati, quindi si trova Perfetto. facilmente Nino Ferrandi. Grazie E Nino. quindi sono a disposizione, questo è un servizio gratuito È una cosa per fantastica, ci ha fatto vedere e vivere momenti particolari e conoscere storie della nostra Sicilia che noi forse indegnamente cerchiamo di rappresentare e portare fuori e soprattutto facciamo Noi conoscere cerchiamo di trovare persone come come Nino lui, come Ferrandi che Nino, vi raccontano queste storie con questo amore e questa passione, per perché noi invitare. diciamo sempre che la Sicilia, per quanto ci riguarda, è una terra meravigliosa con una storia meravigliosa dove tanti popoli hanno creato poi quello che è il siciliano. Perché Esatto. noi siamo stati creati da tutti questi popoli che hanno vissuto e hanno lavorato per la Sicilia. Noi siamo questo. E come disse il maestro Camilleri, noi abbiamo la forza dei bastardi perché abbiamo in noi il sangue di tante etnie, tante culture, Culture. eccetera. E questa è la nostra forza. E Chiamate la forza dei bastardi, per me va bene, ma è la nostra comunque forza. questo è un ulteriore invito a venire in Sicilia Sì. perché come diciamo sempre, c'è cultura, arte, Credo che meraviglia. facciamo noi un passo superiore a questo fatto che dice il Signore, che corrisponde a una realtà di costruzione. Ma noi siamo testimonianza, che è una Sì. parola diversa. La testimonianza accoglie tutti, perché non si propone di parte. Ecco, questa è la cosa che dobbiamo cercare di superare. Sì. Quindi se io parlo di testimonianza di vita, significa che tutto questo è fatto per amore della Sicilia e basta, come testimonianza. Ecco, questo ci tengo molto a sottolineare, perché siciliani siamo questo, a volte inconsapevolmente non ci sappiamo difendere. E quindi lei sa qualcosa della sua terra, del suo paese, l'altro pure, non segue tutto. Se voi pensate che io dopo 55 anni so il 10% della storia della Sicilia, immaginate quanto è difficile sapere. Certo. Però delle cose di principio importanti, alla base, non c'è solo quel racconto qui, c'è quello fatto nostro e se no questo dobbiamo fare. È vero. Capito? Quindi noi dobbiamo avere il ciclope che ci vede, se no che cosa racconta? Nino, salutiamo, intanto chiudiamo questa diretta. Grazie. Grazie a te, Nino, sei stato veramente fantastico. È il teatro della vita e lo trovate qui sempre, hai detto, al castello di Milazzo, in provincia di Messina. Venite, quando fate il giro al Presso il castello, monastero delle Benedettine. fermatevi qui e passate un'oretta tranquilla, vi racconterà una storia della Sicilia bellissima. Ne uscirete Questo è il frutto ricchi mia di moglie e me. conoscenza. Quindi c'entra la famiglia, mia Questa moglie, racconta la famiglia, famosa Sicilia, donna che storia. porta La famosa donna che i pantaloni. porta i E poi quello pantaloni. che si vede Scusate se dalla io mi sono finestra. alzata, mi stavo riposando il Un po'. ginocchio. Ecco, noi abbiamo Noi preso. siamo questo. Qualcuno mi chiedeva dove eravamo alloggiati. Siamo Il all'Agri, Gelsomino ritrovato. Campeggio, il Gelsomino ritrovato di quella che zona è? Vabbè, È Milazzo sempre Milazzo, Marina, sì, lungomare sempre lì. lì. Siamo a Quindi 5 cercatelo chilometri. sulla nostra pagina o Il sulla Wish pagina. ti viene senza Sì, problemi. e lo trovate. Il Gelsomino è ritrovato. Grazie ancora Nino, Grazie buona Giorgio, giornata. Ciao a tutti, buona grazie. strada.